Cominciamo dalla campagna di Etiopia perché per arrivare a Keren ci dobbiamo arrivare per tappe e anche per capire esattamente come ci siamo arrivati. Allora, nel 1935 noi cominciamo con l'invasione dell'Etiopia. Come si può vedere, la disposizione delle truppe è enorme, usiamo circa mezzo milione di uomini, anche se poi in realtà in combattimento non più di 350-400 mila dei nostri riusciranno, diciamo, a trovarsi sulla linea del fuoco. In realtà tutto il complesso utilizzerà circa 1 milione di uomini, perché comunque in patria si doveva fare la logistica e tutto il resto. L'offensiva italiana scoppia praticamente alle 3 del mattino e sorprende le unità etiopi che si trovano sul confine, che ovviamente si ritirano subito prontamente verso Macalè. Gli italiani fanno subito una manovra di accerchiamento con tutto il fronte e si trovano praticamente in una situazione di vantaggio. Anche perché il grosso delle armate etiopi, per via del sistema tribale che utilizzavano, ci impiegherà molto tempo ad organizzarsi. Praticamente dovevano chiamare i vari capi, che poi chiamavano i loro sottoposti, non rispondevano direttamente a Haile Selassie. Ogni gruppo, ogni RAS, come veniva utilizzato il nome per loro, chiamava le sue truppe e quindi ci vollero almeno un mese affinché gli etiopi riuscirono a mettere su circa 300.000 uomini. Con questi 300.000 uomini loro si organizzarono per affrontare l'esercito italiano sulla linea di Macalè. Quello che succederà è che gli italiani, in questo momento comandati da Emilio De Bono, quadriunviro della marcia su Roma, ma soprattutto scelto politicamente da Mussolini perché fascista e quindi rappresentava il fascismo. Mussolini ovviamente prese anche il controllo dell'esercito e dell'operazione proprio per marcare, diciamo, l'impresa come un'impresa fascista. Questo doveva essere l'apice del fascismo che si doveva compiere, diciamo, in un atto militare. Infatti questo sarà il momento, diciamo, apicale per quanto riguarda il fascismo, cioè la creazione dell'impero. Purtroppo De Bono commetterà un sacco di errori, in parte dovuti al tipo di terreno. Dobbiamo considerare che l'Etiopia è un paese vastissimo, pieno di altipiani, desertico e molto privo di piste. C'era solo una pista camionabile che praticamente passava dall'Eritrea verso Macalè e tutto l'esercito italiano dovrà passare di lì. Quindi quello che succederà è che gli italiani si troveranno ad affrontare circa 300.000 unità, etiopi e in questo momento, come si può vedere, il fronte si trova sulla linea di Macalè. A questo punto gli italiani si trovano ad affrontarli faccia a faccia. La differenza in armamenti ovviamente è enorme, noi abbiamo un vantaggio soprattutto dal punto di vista aeronautico, praticamente gli etiopi non hanno che una dozzina di velivoli dei più svariati tipi e scompariranno direttamente nel primo o secondo giorno di guerra. Praticamente il fronte si divide così, c'era un fronte nord gestito da De Bono e un fronte sud gestito da Rudolfo Graziani. Era diviso in due colonne, una colonna celere, praticamente con tutte le unità che erano dotate di carri leggeri, autoblindo, e una colonna lenta. La colonna lenta era praticamente composta in parte da camicie nere e in parte da unità somale, quindi dotate di artiglieria cammellata e unità comunque di ascari. Questa colonna sarà la prima a ingaggiare le unità etiopi su un fronte dove gli etiopi schierarono pochissimi uomini, perché qui ci si trova praticamente a sud-est della capitale. Questo è un fronte secondario e come si vedrà le unità etiopi non sono particolarmente grandi e vengono sconfitte molto velocemente dalla colonna lenta di Graziani. Dall'altra parte invece la colonna celere di Graziani, grazie anche al supporto dell'aeronautica, soprattutto Caproni CA-113 e i nostri caccia RO-37, riescono a sconfiggere le unità, fra l'altro molto vicine al vecchio luogo del famoso incidente di Walwal, vecchio incidente di confine che diventò un casus belli per quanto riguardava l'invasione dell'Etiopia. La colonna celere continua a procedere verso il muro di Hindenburg, che era una linea difensiva che si trova a sbarrare a Harar, che sarà la città che troveremo più avanti, e anche qui con un grosso impiego, soprattutto delle colonne
ai lati celere di blindati e del resto, riusciranno praticamente a sconfiggere anche questa unità etiope. Qui ci troviamo praticamente sull'offensiva di Natale. Come si può notare, De Bono qui viene sostituito da Badoglio. Perché? Perché la sua offensiva stava procedendo sul fronte nord in maniera molto molto lenta, un po' per i problemi dovuti dalla quantità di truppe e poche strade nella zona, e in parte perché ovviamente avviene una controffensiva etiope, e come si può vedere dallo schieramento, gli italiani sono mal posti perché sono sbilanciati sulla destra, si esporranno sulla sinistra, ed è proprio lì che gli etiopi durante la notte praticamente passeranno il fiume Tekadze e cominceranno ad attaccare gli italiani in quelle posizioni che non erano tenibili. Come si può vedere, gli italiani si ritirano verso la zona di Adwa e dei campi trincerati di Aksum, proprio per contenere questa avanzata. Ovviamente gli etiopi non sono in grado con i loro armamenti di sconfiggere gli italiani sui campi trincerati di Aksum, e quindi diciamo che l'offensiva etiope perde il suo momentum e si ferma. A questo punto gli italiani capiscono l'errore, Badoglio si rende conto dell'errore, che era tra l'altro un errore originario dello schieramento di De Bono, interviene con i gas. Questo lo sappiamo perché abbiamo praticamente i cablogrammi mandati da Mussolini che autorizza Badoglio all'utilizzo di gas, e grazie all'utilizzo di gas le unità etiopi vengono sterminate e vengono poi inseguite dai nostri caccia Arrow 37. Quello che succede qui è che circa 40.000 etiopi muoiono in questo scontro e si ritirano verso la zona del Tekadze. Praticamente l'intera ala sinistra etiopi cessa di esistere. Questo è il famoso cablogramma mandato da Mussolini che autorizza l'utilizzo di gas, cosa che in Italia era stata smentita fino agli anni 70-80. Se vi ricordate, c'era una piccola polemica con Montanelli, che a un certo punto, fino più o meno agli anni 90, aveva negato, e poi con delle evidenze date in un'indagine al Senato venne fuori ufficialmente il fatto che vennero utilizzati i gas. A questo punto gli etiopi fanno praticamente un dietro front, perché hanno perso completamente l'ala sinistra, e gli italiani li incalzano. Quello che succede qui è che praticamente a questo punto gli abissini si trovano in una situazione estrema, dove le unità italiane ricevono ancora più rinforzi. Intanto nella parte sud la colonna lenta di Graziani riesce a sfondare le ultime difese etiopi, e quindi sempre col supporto aereo, di cui noi abbiamo un totale vantaggio perché gli etiopi non avevano praticamente capacità antiaeree, riusciamo a sfondare anche questo fronte. Queste sono praticamente le ultime battaglie per quanto riguarda il fronte sotto Ginjer e Goba. In realtà questa unità sarebbe dovuta arrivare fino alla capitale, non ci arriverà mai perché gli etiopi praticamente verranno sconfitti prima. A questo punto Haile Selassie praticamente fa utilizzo dell'unità della guardia, le ultime unità a sua disposizione che erano rimaste in riserva, sono poche, quelle meglio armate, ma non fanno assolutamente la differenza contro gli italiani. Questa unità viene sconfitta e quindi si passa al fronte di Harrar. Harrar, città importante anche perché poi la ritroveremo, non in questa conferenza ma nella prossima, visto che sarà uno degli ultimi bastioni, diciamo, difensivi degli italiani per quanto riguarda l'Africa orientale italiana. Qui siamo praticamente sotto Harrar e gli etiopi tentano di resistere sulla linea sotto Harrar. Gli italiani fanno, come al solito, utilizzo intensivo di artiglieria e di bombardamenti aerei, e la colonna celere con un vantaggio di blindati, di carri armati e di truppe camionate riescono a sfondare anche questa linea. A questo punto gli etiopi si ritirano su Harrar, che è l'ultimo bastione difensivo che poi sarà importantissimo per la fase successiva dell'Africa orientale italiana, perché gli italiani utilizzeranno Harrar come base per invadere la Somalia britannica. L'ultima linea difensiva su Harrar tenta di resistere con le truppe rimanenti alla colonna celere e falliscono. Questo praticamente divide in due il paese, praticamente la parte est del paese è completamente caduta in mano agli italiani. Rimane soltanto il fronte nord. Al fronte nord avviene un nuovo scontro, questa volta
gli italiani ricevono nuovi rinforzi, arriva la quarta armata di Ezio Babbini e la seconda di Pietro Maravigna, e a questo punto il vantaggio numerico e tecnologico è totale. Gli abissini tentano di combattere in tutti i modi, sfruttando un modo di fare la guerra di tipo guerriglia, ma non riescono assolutamente a farcela. È interessante notare come avevano trovato anche dei modi ingegnosi per occuparsi dei carri armati italiani. Praticamente, avendo scoperto che gli italiani soffrivano moltissimo il caldo all'interno dei carri, tendevano praticamente a guidarli con, diciamo, i portelli aperti. Gli etiopi allora ne approfittavano e praticamente caricavano letteralmente il carro CV-33 con delle grosse pertiche e lo ribaltavano con i nostri carristi all'interno. Questo era un modo, un pochino come si potrebbe girare una tartaruga. Questo era un modo per gli etiopi di ottenere anche dei carri armati, e infatti ne cattureranno circa una ventina, che rappresenteranno praticamente le uniche truppe corazzate a loro disposizione. Intanto gli italiani qui sbarrano l'esercito di Ras Mulegheita, che fra l'altro morirà sia lui che il figlio in questa battaglia. Circa 40.000 etiopi moriranno. A questo punto gli etiopi si ritirano, ma vengono attaccati a fronti invertiti e vengono praticamente bersagliati di nuovo dall'artiglieria e dall'aeronautica italiana. Queste ultime unità riusciranno in qualche modo a sganciarsi, scappando attraverso la zona desertica verso il lago Tana, e si riunirà con l'ultima resistenza di Haile Selassie presso il lago Ashanghi. Questa praticamente è l'ultima battaglia per quanto riguarda la campagna d'Etiopia. Intanto gli italiani della colonna Starace prendono Gondar, anche se non ha praticamente nessun significato se non dal punto di vista propagandistico, perché essendo già dietro la linea del fronte, praticamente Starace non riuscirà mai a sparare neanche un colpo. Questa è l'ultima battaglia, e come si può notare gli italiani anche qui faranno utilizzo di gas per sconfiggere Haile Selassie e le ultime unità della guardia, e questo praticamente rappresenterà la fine della campagna d'Etiopia. A questo punto non rimane altro che occupare la capitale. Come si vedrà, Mussolini utilizzerà questa campagna soprattutto per fare due cose molto importanti. La campagna rappresenterà per l'Italia uno spartiacque per due motivi. Avremo le sanzioni, e ci ricorderemo della famosa campagna dell'oro, donare le fedi alla patria, ma soprattutto comincerà a far scendere l'Italia verso l'orbita tedesca, abbandonando definitivamente il blocco di Stresa. Perché? Perché l'Inghilterra era il nostro maggiore fornitore di carbone, e Hitler si offrirà, in cambio ovviamente di un beneplacito nostro per l'Anschluss, cosa che inizialmente fu opposta. Ricordiamoci quando Mussolini nel 1934 mandò le divisioni al Brennero, quindi in completa opposizione. Nel giro di 3 anni si cambiò completamente la posizione, diciamo, di allineamento dell'Italia rispetto alla Germania e rispetto agli alleati, quelli che poi saranno gli alleati, diciamo. Questa è la stima delle forze italiane, circa 284.000 uomini. In realtà di questi 284.000, circa 200.000 sono etiopi, quindi truppe ascare, rappresentano la parte massimale dell'esercito italiano. Si comporteranno bene, ma ovviamente hanno dei grossi problemi, soprattutto quando affrontano carri armati e aerei, diciamo, tendono a non reggere il colpo. Le stime italiane, soprattutto per quando, mentre i numeri italiani sono quelli veri, le stime delle forze inglesi sono esagerate, in genere del doppio, perché gli italiani consideravano più o meno che ci fossero 18.000 inglesi nella Somalia britannica, e in realtà ce ne saranno 11.000. Questo è un po' perché il nostro servizio di intelligence, diciamo, venne meno, e un po' perché si tendeva comunque a ragionare in surplus per non trovarsi delle sorprese. Le forze inglesi totali in questo momento, siamo nel 1940 più o meno a maggio, sono circa 102.000. Quindi abbiamo in questo momento un rapporto di quasi 3 a 1. Ovviamente l'Italia, non appena si troverà in guerra con l'Inghilterra, si troverà in una situazione in cui l'Etiopia, l'impero, è un'isola assediata. Nulla può essere portato lì, e quindi il viceré di Savoia dovrà fare con quello che ha. Questa è la parte più difficile. Proprio questa fretta
farà sprecare molte risorse agli italiani. Puoi passare alla prossima. Perché gli italiani cominceranno a ordinare la conquista della Somalia britannica. Questo porterà un sacco di problemi, perché anche se la conquista avverrà, la Somalia britannica non porterà quasi nulla a noi. Un po' perché gli inglesi combatteranno bene a Tuggargan, e in parte perché non riusciremo praticamente a catturare nessun equipaggiamento. Addirittura nella fase di avvicinamento verso il porto di Berbera, buona parte dei nostri carri M1139 e CV33 si romperanno nelle poche strade, perché erano estremamente erano delle strade, diciamo, delle mulattiere. Gli italiani affronteranno questa missione con circa 35.000 uomini, di cui solo 5.000 sono italiani, il resto sono truppe aschere, mentre dall'altra parte ci sono soltanto 11.000 inglesi. In realtà non sono proprio inglesi, si parla di un esercito molto disomogeneo, ci sono unità del Sudafrica, ci sono unità indiane, ci sono unità di praticamente tutto il Commonwealth. Quindi immaginate di avere un esercito che non ha mai combattuto insieme, parlano 5 lingue differenti e si trovano in un'inferiorità numerica di 3-1. Quindi, come vedremo, gli italiani di Nashi, e ricordatevi questo nome perché Nashi sarà uno dei pochi comandanti che, come vedremo tra un po', sa di quello che parlava, e quindi forse uno dei migliori comandanti italiani della Seconda Guerra Mondiale, organizzerà questo assalto in tre colonne. Praticamente c'è la colonna costiera di Giovanni Passerone, la colonna sinistra di Bertoldi, la colonna centrale di De Simone, e ricordatevi anche questo nome perché tra poco ci tornerà utile, e la colonna di Albertello, che doveva passare sulla destra e poi praticamente andare ad Dudley e poi convertire su Tuggargan. Queste sono le direzioni delle tre colonne. Come si può vedere, la colonna centrale di De Simone si troverà subito ad affrontare le unità ad Argeisa. Sono unità della Gazelle Force, praticamente sono delle unità molto veloci che, nonostante si trovarono completamente superate dal punto di vista numerico, riusciranno comunque a fermare gli italiani per ben due giorni. Gli italiani a questo punto arrivano a Zeila, completando praticamente l'attacco dalla sinistra, e tutte le colonne convertono sul Tuggargan. Il Tuggargan cosa sarebbe? È praticamente un torrente, non è una zona particolarmente ricca né famosa. La battaglia diventerà famosa semplicemente perché porta il nome di questo torrente. Allora, come vedremo, la colonna centrale affronterà le unità inglesi ad Argeisa, che combatteranno valentemente per due giorni. Però a un certo punto gli italiani faranno utilizzo delle unità di carri armati, non molto, praticamente c'era un plotone di carri medi e leggeri, e gli inglesi saranno costretti molto velocemente a ritirarsi. La colonna di centro praticamente si unisce con quella di destra di Albertello e convergono praticamente tutte sul Tuggargan. Le altre colonne, cioè quella costiera di Passerone, in realtà arriveranno ai loro obiettivi ma non riusciranno mai a raggiungere il luogo della battaglia. Verranno costantemente attaccati dalle forze della RAF, subendo delle perdite anche abbastanza rilevanti, ma non riusciranno a giungere sullo scontro per portare il loro apporto. Quindi questa è una piccola campagna italiana, fatta una particolarità, essendo l'unica campagna italiana dove è stata giunta una vittoria, ma soprattutto è l'unica campagna italiana dove gli italiani hanno vinto senza nessun aiuto da parte di alcun alleato. È un unicum per quanto riguarda la storia militare della Seconda Guerra Mondiale italiana. La battaglia di Tuggargan fa trovare le nostre forze praticamente sotto il Punjab Ridge. Il Punjab Ridge era praticamente una collina dove le unità indiane si erano asserragliate. A questo punto noi facciamo utilizo di artiglieria e dell'unico plotone di carri armati, che investe letteralmente, fisicamente, una batteria di cannoni inglesi e costringe praticamente gli indiani a ritirarsi. Gli indiani tentano di riprendere il Punjab Ridge, ma gli italiani tengono duro. A questo punto tutto il fronte italiano ingaggia le unità inglesi e sono costretti alla ritirata. Questa è una parte cruciale perché la Black Watch inglese riuscirà a rallentare gli italiani di circa un giorno, 18 ore.
quelle 18 ore, un giorno cruciali che permetteranno agli inglesi di reimbarcarsi e andare via. Quindi gli italiani si ritroveranno con la conquista della Somalia britannica praticamente vuota. Riusciranno a prendere un sacco di territorio che non servirà assolutamente a nulla, una spesa enorme per un territorio che non porterà alcun frutto. Tra l'altro, quando gli inglesi ritorneranno, visto che la Somalia britannica era praticamente indifendibile dal punto di vista strategico, Nasci deciderà di riportare le truppe praticamente al punto di partenza, cioè ad Harar. Quindi, a parte accorciare dal punto di vista strategico, a parte avere un accorciamento del fronte, non dovendosi occupare di tutta la frontiera della Somalia britannica, ma soltanto della parte costiera, per il resto era un'azione che non aveva molto senso. Questa è una parte importante perché questi sono gli scacchieri del 1941, che fa vedere come gli inglesi nel frattempo sono riusciti ad aumentare le loro forze, mentre noi siamo passati da 284.000 uomini a 336.000, sempre in massima parte truppe coloniali. Gli inglesi accorciano le distanze con 254.000 uomini. A questo punto si può notare come gli italiani divideranno la zona in scacchieri, scacchieri strategici. Questo comporterà un grosso problema, perché c'è lo scacchiere nord di Luigi Frusci, che sarà quello che poi si dovrà occupare del fronte di Keren e delle altre battaglie, Orlando Lorenzini, che come sapremo morirà a Keren e forse sarà uno dei nostri migliori comandanti sul campo. Dall'altra parte invece abbiamo Frank Messervy, che è il comandante della Gazelle Force, praticamente una forza creata ad hoc di unità mobili per occuparsi proprio dell'invasione dell'Etiopia da parte della Sudan Force. Tra l'altro in un momento abbastanza particolare, ricordiamoci che gli inglesi dall'altra parte in Cirenaica stanno per subire l'avvento di Rommel, quindi gli inglesi prendono anche un rischio, portano da questa parte due divisioni, la quarta e la quinta indiana, con il rischio di subire ovviamente l'Afrika Korps, perché si rendono conto che è importante occuparsi degli italiani e chiudere questa partita per poi tornare in Cirenaica. Questo è uno sforzo abbastanza grande, considerando che il comandante inglese Lord Wingate andrà sempre a lamentarsi di questa cosa, visto che queste unità servivano dall'altra parte. Mentre gli inglesi hanno bene in mente l'importanza del fronte etiope e l'importanza di Keren per finire le truppe italiane, gli italiani no. Il viceré di Savoia, quando organizza questo sistema di scacchieri, commette un tipico errore italiano. Il problema era questo. Siccome ogni generale doveva gestire la sua zona, tendeva a non voler aiutare gli altri quando si trovavano in difficoltà, per un motivo semplice. Siccome non, temeva di dover perdere la sua parte di competenza, praticamente si preparavano già alla sconfitta. In modo da non aiutare gli altri, dicevano: se quello lì ha perso una zona, è colpa sua, non è colpa mia. Quindi c'era, diciamo, un apriorismo tutto italiano sul non occuparsi di questa cosa. In più il viceré si occuperà di una strategia che secondo me era molto sbagliata, perché l'ordine di battaglia era questo: noi vogliamo mantenere tutto l'impero e quindi addirittura espanderlo, come vedremo a un certo punto, cercare di, diciamo, creare delle zone cuscinetto. Il problema è questo: se tu poni tutte le tue truppe nelle zone di confine e hai pochissime truppe e pochissima capacità motorizzata, una volta che le tue truppe si sono disposte sul confine, hanno grandissime difficoltà a tornare indietro. Il generale Nasci riportava proprio questa cosa, dicendo che noi di solito ci mettiamo 10 giorni per fare 500 km, perché le nostre truppe si muovono a piedi, mentre le truppe inglesi, che sono estremamente motorizzate, sono in grado di batterci sul confine. E poi, quando arriva l'ordine di ritirata, riescono a intercettare praticamente le nostre colonne. Nasci aveva assolutamente ragione. Questo è proprio quello che succederà. Con questa strategia del viceré di mantenere tutto, alla fine si rischierà di non mantenere nulla. Anche perché l'altro ordine era completamente in contrapposizione. Cioè si doveva mantenere tutto l'impero, ma in caso di difficoltà ci si doveva ritirare sulle ridotte, cioè quindi su delle zone difendibili. Diciamo che la maggior parte dei generali non era d'accordo, soprattutto Nasci ed altri, perché ritenevano che se bisogna mantenere l'impero, converrebbe assestarsi sulle zone, diciamo, cruciali e più difendibili e non cercare di difendere tutto, perché le due strategie erano in completa collisione.
Questa è Cassala. Perché è importante Cassala? Gli italiani, in questa ottica strategica di cercare di fare qualcosa, più che altro per volontà di Mussolini, perché Mussolini a questo punto voleva un pegno coloniale, come aveva detto, come è successo con la Somalia britannica, per non diciamo, sfigurare davanti all'alleato tedesco, vorranno prendere anche Cassala. Cassala cos'è? È una piccola cittadina sul confine fra il Sudan e l'Etiopia, di nessun valore strategico. Questa è la visuale della montagna che si trova dietro a Cassala, oggi, diciamo. Come si può vedere, è un piccolissimo paesino di nessuna rilevanza strategica, con soltanto una montagna. Quello che gli italiani faranno è fare praticamente un dispendio enorme di risorse per catturare Cassala. Noi utilizzeremo tre colonne, praticamente Gulsa Ovest, Gulsa Centrale e Gulsa Est, per prendere Cassala, che era tenuta soltanto da meno di 1000 soldati inglesi. Avevano 20 carri armati, però noi faremo subito utilizzo della nostra aeronautica e li metteremo fuori gioco. Quindi gli italiani utilizzeranno circa 7000 uomini per prendere un paesino che non ha nessun valore. A questo punto, sempre in ottica di questa strategia, Pietro Gazzera andrà ad occupare Gallabat e Karmuk, che sono due fortini molto importanti nella zona di confine tra l'Etiopia e il Sudan. Quello che succede è che praticamente gli inglesi cercano subito di reagire e di riprendersi, ma falliscono. Ma questo è l'unico fallimento degli inglesi in questa storia. A un certo punto il viceré si rende conto che gli inglesi stanno montando una forza per invadere l'Etiopia. Qui stiamo parlando ovviamente della quarta divisione indiana, della quinta, della Gazelle Force e di altre unità. A questo punto nasce un dibattito all'interno dello Stato Maggiore italiano dell'Africa orientale. Ci si rende conto che la posizione di Cassala è indifendibile e quindi si vuole fare una ritirata totale per ripiegare su delle posizioni più difendibili. Qui nasce però l'errore, cioè qui c'è l'errore alla sorgente, quello che dicevamo prima. Se tu schieri un sacco di unità che non hanno capacità motorizzata sul confine, mentre dall'altra parte hai degli inglesi che hanno delle unità estremamente meccanizzate, nel momento in cui tu dai l'ordine di ritirata, quello che succede è che gli inglesi prenderanno le nostre colonne proprio nel momento in cui si ritiravano verso Agordat. Questi sono i movimenti inglesi verso Agordat dal 2 febbraio e, come vedremo, prendono le colonne italiane divise in due prima che possano ripiegare tutte su Agordat e le spezzeranno. Una parte riuscirà a ritirarsi ad Agordat e una parte invece verrà spedita verso Kerou, che è un'altra zona di difesa. La differenza che hanno avuto gli inglesi rispetto a noi. Gli inglesi utilizzavano per la prima volta in questo fronte i carri Matilda. Ora, i carri Matilda dell'epoca erano assolutamente impervi alle nostre armi anticarro. Praticamente nessuno dei sistemi d'arma che avevamo in Africa orientale riusciva a distruggere i Matilda. Questo rappresenterà un grosso problema. Il numero era minimale, ma comunque il fatto che queste unità di carri armati non potevano essere sconfitte causò un sacco di terrore soprattutto sulle nostre truppe Ascari, che rendendosi conto che non potevano combattere contro i Matilda tendevano a scappare. Noi dall'altra parte, questo è un Matilda con una bandiera italiana catturata proprio nella parte in cui gli italiani si ritireranno da Cassala verso Agordat. Questo invece è quello che usavamo noi, ovvero un M11-39 con un cannone da 40 mm e un CV-33 con due mitragliatrici da 8 mm. Questi carri non avevano assolutamente nessuna possibilità di combattere i Matilda, mentre dall'altra parte venivano distrutti all'istante. Le nostre unità si sacrificheranno ad Agordat proprio per combattere i Matilda, per permettere al resto dell'esercito di ritirarsi. Una cosa molto interessante, credo che molti riconoscono Amedeo Ghie. Quello che succederà nella fase di ritirata è che praticamente Amedeo Ghie a un certo punto gli venne ordinato di fare una carica per permettere al resto delle unità italiane di ritirarsi verso Agordat. Amadeo Ghie, che era comandante della banda Amhara, cioè cavalleria, caricherà con 800 dei suoi cavalieri le unità inglesi, specialmente quelle con i carri armati. Quello che succederà è che verranno praticamente spazzati via.
però riusciranno comunque a creare un enorme caos in mezzo agli inglesi, quel tanto che bastava per riuscire a permettere al resto della forza italiana di ritirarsi. Questa è l'ultima carica di cavalleria avvenuta in Africa orientale e anche la penultima è avvenuta da un altro italiano. Questo è Renato Togni, era praticamente il secondo in comando della banda Amhara, che quando vide che alcuni carri Matilda stavano per prendere alle spalle Amedeo Ghie, si lanciò con i suoi 30 uomini contro questo carro armato e finirono tutti ammazzati. Riuscirono comunque a salvare Amedeo Ghie. Perché qui se voi ci possiamo anche fermare e raccontare un pochino la storia di Amedeo Ghie. Amedeo Ghie è uno di quegli italiani che meriterebbero un film, a essere onesti. Perché a un certo punto lui, una volta che gli italiani verranno sconfitti, praticamente crea un movimento di resistenza. Intanto aveva la fedeltà dei suoi uomini, cosa abbastanza particolare. Quando conosceva l'arabo, si travestì da arabo e per molti mesi rimase in Etiopia a fare resistenza contro gli inglesi, riuscì poi a scappare addirittura dall'Etiopia, finì per fare il consulente per alcuni sultanati e riuscirà a tornare in Italia e vincerà gli verrà consegnata la medaglia d'oro al valore militare. Un'altra cosa particolare è che lui, prima di partecipare alla campagna di Etiopia, in realtà doveva partecipare alle Olimpiadi del 1936 come cavallerizzo, proprio per le Olimpiadi. E quindi è abbastanza particolare che invece gli eventi lo hanno portato in guerra. È conosciuto con il nome di Comandante Diavolo. E la sua storia, per quanto minima, ha avuto un grosso impatto nel salvare soprattutto gli italiani ad Agordat. Quindi gli inglesi riescono ad arrivare ad Agordat. Qui Lorenzini, purtroppo lo sentiremo molto spesso perché quest'uomo, detto il leone, si troverà sempre a ricevere, diciamo, in assegnamento le situazioni peggiori. Ad Agordat gli italiani praticamente si trovano in una situazione disperata, stanno indietreggiando da 200 km, cioè da Kassala fino a Agordat, sono stati inseguiti dalla Gazelle Force di Messervi e ora si trovano a dover tenere Agordat, che era priva di difese perché nulla era stato preparato e soprattutto con delle unità che ovviamente, subendo una ritirata, non erano certamente né nella migliore delle condizioni né nella migliore condizione morale. Gli inglesi si schiereranno sotto ad Agordat e cominceranno subito sotto il Monte Cochen che tenteranno di prenderlo. A questo punto gli italiani sotto Lorenzin si rendono conto del pericolo che gli inglesi rappresentano nel prendere le alture e praticamente tentano di fare una controffensiva. Riescono a scalzare gli indiani che tentavano di prendere il Monte Cochen, ma a questo punto gli inglesi organizzano una controffensiva totale di tutto il fronte, soprattutto utilizzando i carri Matilda, quei famosi carri che gli italiani non avevano alcuna possibilità di fronteggiare. A questo punto Lorenzin si rende conto che le truppe italiane ad Agordat non sono in grado di tenere il fronte e quindi manda avanti due battaglioni di carri italiani medi e leggeri, quelli che abbiamo visto prima, gli M1139 e i CV33. Questi carri si sacrificheranno completamente contro le formazioni inglesi, soprattutto contro i Matilde, verranno completamente annientati, però riusciranno a raggiungere lo scopo, riusciranno a far guadagnare una decina di ore al resto degli italiani per ritirarsi. Quindi il primo febbraio le truppe italiane si ritirano, mentre le truppe inglesi occupano Agordat. A questo punto parte una seconda ritirata, ancora più drammatica della prima. Gli italiani riusciranno a passare il ponte Mussolini sul fiume Barca, riusciranno a distruggerlo in parte alcune campate e a minare il greto del fiume. Questa mossa disperata riuscirà a far guadagnare 8 ore, 8 preziose ore che avrebbero potuto chiudere questa campagna una volta per tutte. Invece gli italiani, riuscendo a ritirarsi dietro il ponte Mussolini, praticamente riusciranno a ritirarsi nella famosa Keren. Questa è una cosa abbastanza tecnica ma interessante, perché vedere un pochino del nostro equipaggiamento, dell'inferiorità dell'equipaggiamento con cui si ritroveranno gli italiani a combattere.
Come si può notare, è un obice da 65-17. Quello che dovete notare più di tutti è la gittata. Quasi tutta l'artiglieria che noi avevamo era risalente alla Prima Guerra Mondiale. Avevamo artiglieria Skoda, avevamo cannoni Krupp, avevamo obici italiani del 15-18. Questo è l'obice Krupp da 149-12. Nella situazione di Kearan avevano un vantaggio, avevano un alzo molto più elevato rispetto ai cannoni inglesi. Quindi su una questione dove si combatte tra dei monti, riuscire ad avere un tiro curvo è migliore che non avere un tiro diretto. Gli inglesi invece avevano il 25 pounder, che praticamente ha il doppio della gittata dei nostri cannoni. Quindi loro potevano assediare Kearan, le nostre posizioni in montagna, senza subire a loro volta il fuoco di risposta. Ha un tiro meno curvo, quindi avevano il problema di riuscire a colpire le nostre unità quando si trovavano, diciamo, dall'altra parte del ciglione della montagna. La questione aerea. Gli italiani sul fronte dell'Etiopia avevano i CR-42 Falco, che sebbene entrati in produzione nel 38, ma più massicciamente nel 39, erano già obsoleti il giorno dell'uscita. Ricordiamoci che è un biplano che va a 375 km/h. Nello stesso periodo i tedeschi producono il BF-109, gli inglesi l'Hurricane e lo Spitfire, dei monoplani. Quindi noi ci troviamo in guerra già con dei mezzi che sono nati obsoleti. Comunque era il CR-32. Al contrario, gli inglesi hanno gli Hawker Hurricane. Fra l'altro noi abbiamo anche i CR-32, sono aerei dei primi anni 30, che era la parte massimale all'inizio delle nostre forze. Durante la battaglia tra Agordat e Kearan, la parte massimale delle nostre forze aeronautiche viene distrutta non in volo, ma a terra, perché gli inglesi approfitteranno e riusciranno a distruggere la maggior parte dei nostri mezzi a Massawa e negli altri aerodromi. Quindi a Kearan i nostri si troveranno non solo in un'inferiorità tecnica, praticamente senza carri armati, con artiglierie che hanno la metà della gettata di quelle inglesi, ma anche con quasi una totale assenza di supporto aereo. La RAF spadroneggerà totalmente e utilizzerà questa cosa anche in maniera propagandistica, e lo vedremo. Questa è una mappa presa da Del Boca, che io mi sono permesso di rifare, diciamo, in maniera un pochino più moderna. Allora, questa è la situazione di Kearan. Intanto è interessante notare come Kearan sia praticamente un paese all'interno di una valle circondata completamente dai monti. L'unico punto di accesso è il passo di Dongolas. È un piccolo passo di circa 2,5 km, una gola praticamente tra le montagne, che gli italiani sbarreranno praticamente facendo crollare parte della montagna e bloccare il passaggio per circa 200 metri. Questa è fondamentale. Gli inglesi che arrivarono lì dissero che praticamente è come se si fossero trovati davanti a un castello che aveva chiuso il suo ponte elevatoio. Ricordiamoci che i monti che si trovano, puoi anche zoomare per far vedere un po' in giro, i monti, cioè l'altezza media, sono circa 1700 metri ed è di durissima roccia. Questo Carnimeo, che sarà il comandante della piazza, farà notare che gli italiani non avevano equipaggiamento per scavare trincea, non avevano filo spinato, non avevano ingegneri, e quindi ci furono grandissimi problemi per creare, diciamo, delle postazioni e dei trinceramenti, perché si doveva lavorare sulla roccia pura. In più, il fatto che era terreno roccioso, questo esaltava ancora di più l'utilizzo di artiglierie, perché se non ti colpivano le schegge della bomba, ti colpivano direttamente le schegge delle rocce. Allora, facciamo un po' una visita delle truppe. Nicola Carnimeo, un ottimo comandante, si occuperà del comando della piazza. Gli venne assegnata all'ultimo momento. In realtà non sapeva nemmeno di doverlo fare. Lui si trovava a nord di Kearan con la sua unità e fu costretto praticamente a ritirarsi a Kearan. Le unità che si troverà a sua disposizione sono soprattutto unità raccogliticce, cioè brigate salvate da tutte le varie ritirate che sono avvenute prima. Quindi ci sono brigate sparse in ogni dove. Puoi anche zoomare ancora di più, così facciamo vedere bene. C'è un'unità di bersaglieri dell'undicesima, che fanno parte della 65esima
divisione Savoia, che sarà importantissima perché è composta dalla undicesima Granatieri Savoia, l'unità di Bersaglieri e la famosa unità Work Amba, che sarebbero praticamente gli alpini, l'unica unità di alpini di tutta l'Africa orientale italiana. E qui abbiamo rappresentativi. Queste unità, che si troveranno praticamente a combattere nei primi giorni dopo essersi ritirati da Casala e da Agordat, affronteranno l'impeto dell'intera quarta e quinta divisione indiane. Praticamente ci sono un sacco di monti che portano dei nomi che sentiremo molto, come il monte Dolgodoroc, il Pinnacolo, Punta Forcuta, che è un altro punto dove praticamente le unità degli alpini, tentando di mantenerla e di riprenderla ogni volta che ne va persa, si decimeranno, alla fine avranno un 60% di perdite. Queste unità si verranno praticamente a decimare. Per quanto riguarda le unità coloniali italiane, combatteranno molto bene su questo fronte, tanto che anche gli inglesi, che di solito hanno, diciamo, non troppe parole lodevoli verso gli italiani, ammetteranno che questa battaglia sarà la battaglia più dura per quanto riguarda l'Africa. Questa è la situazione delle forze contrapposte al 2 febbraio. Come si può notare, le forze inglesi, soprattutto indiane, la parte massimale indiana, si trovavano sotto praticamente la montagna di Keren, a parte l'unità del secondo Highlanders, che si trova sotto Cameron Ridge. Cameron Ridge era praticamente una spallata di montagna sotto alle montagne più alte del monte St. Kilda. Questa unità avrà una particolarità: riuscirà a prendere cima 1611 e a mantenerla per tutta la durata della battaglia, anche questa con delle perdite estremamente elevate. A un certo punto gli inglesi, non aspettando tutto l'arrivo delle loro unità, decidono praticamente di attaccare subito, prima che gli italiani possano ricevere rinforzi. Quindi mandano subito all'assalto le unità indiane e l'unità degli Highlanders per andare a tentare di prendere Punta Forcuta e il Monte St. Kilda. Prima di fare questo faranno 9 ore di sbarramento di artiglieria. 9 ore in cui si è calcolato che all'incirca venivano sparati 6.000 proiettili ogni ora. Questo è uno dei bombardamenti, per quanto riguarda a livello di estensione, più grandi, soprattutto avvenuti in Etiopia. Gli italiani cercheranno di reggere sulle loro posizioni, ma verranno scalzati praticamente dalle unità inglesi, che riusciranno, per quanto momentaneamente, a prendere il Monte St. Kilda e Punta Forcuta. A questo punto Lorenzin, che ottenne il comando e arrivò finalmente con la sua seconda brigata, decide di contrattaccare. Se gli italiani avessero perso questa posizione, come si può vedere, dalla sinistra gli inglesi avrebbero potuto praticamente discendere a valle e aggirare praticamente le postazioni difensive sulla destra. Questa è la mappa tratta dal libro di Del Boca, che fa vedere tutte le posizioni italiane e quelle inglesi. E come si può notare, c'è il Monte Pinnacolo, c'è il Dolgodoroc e il Cameron Ridge. Proprio nel momento si vede le frecce dell'assalto. Questo è importante. Il 6 mattina gli italiani decidono di fare questo famoso contrattacco, perché se gli inglesi passavano, praticamente il fronte non avrebbe retto. Qui le unità, soprattutto di Bersaglieri e le unità degli Alpini e le unità di Lorenzin, si spendono in una serie di 4 attacchi. Dobbiamo renderci conto anche del terreno, su praticamente roccia nuda, senza possibilità quasi di copertura, e arrivano quasi allo scontro corpo a corpo con gli indiani. Riescono a scalzare le unità inglesi e a rispedirle a valle, al che gli inglesi cambiano strategia. Si rendono conto, Noel Pierce, che sarebbe il comandante delle truppe inglesi, soprattutto della quarta divisione, si rendono conto che non riescono a scalzare gli italiani e quindi provano a cambiare lato. Questa volta provano ad attaccare gli italiani sul monte Dolgodoroc, sul Falestock e il Zelalè.
Qui gli italiani si trovano in una situazione di difficoltà perché le unità che erano rimaste erano praticamente delle brigate a ranghi ridotti. Lorenzin, che si rende conto della situazione, comincia a muovere gli uomini dalla sinistra verso la destra per riuscire a contenere questa offensiva. Questo è uno dei momenti più tragici per quanto riguarda Keren. Praticamente gli italiani in questo momento vengono scalzati totalmente dai monti. Addirittura gli inglesi arrivano all'antica missione e arrivano praticamente nei sobborghi di Keren. Sembra che praticamente tutto sia finito. A questo punto, però, Carnimeo decide di utilizzare tutte le riserve disponibili, le cavallerie di Ascari e qualsiasi unità, soprattutto la quarta brigata. E dopo 7 attacchi consecutivi di una violenza inaudita, riescono a rispedire di nuovo gli inglesi indietro sulle posizioni di partenza, quasi di partenza, perché comunque riusciranno quantomeno a mantenere una presenza sotto il Zelalè e il Monte Bekoma. A questo punto la situazione italiana è abbastanza pericolosa. Gli inglesi hanno delle posizioni più elevate dei nostri, noi non abbiamo praticamente più riserve, ci siamo già spesi estremamente per questi contrattacchi, alcune unità subiranno anche un 70% di perdite. Alla fine, ovviamente, durante questa battaglia gli italiani riceveranno dei rinforzi, così come anche gli inglesi. Quindi, nel computo totale, gli inglesi utilizzeranno circa 50.000 uomini e noi 40.000, però abbiamo subito 15.000 perdite soltanto tra le truppe ascare. A questo punto, praticamente, gli inglesi ritentano, non contenti di tutti i fallimenti, ritentano di nuovo sul Cameron Ridge, su Punta Forcuta, con una nuova offensiva, questa volta portando anche la quinta divisione, in linea. Questa è una delle parti più difficili per gli italiani perché praticamente non hanno quasi più, riserve, gli uomini sono a corto di acqua, a corto di cibo, a corto di munizioni, la nostra artiglieria può sparare solo per difendersi, non può fare nemmeno più tiro di controbatteria perché non abbiamo più munizioni. Qui gli alpini praticamente si sacrificano totalmente e si lanciano a rispedire praticamente gli indiani sotto Punta Forcuta e verso Cameron Ridge, facendo 4 assalti consecutivi dove subiranno circa il 50% di perdite. A questo punto, dopo una fase offensiva, avviene uno stallo. Fra il 10 e il 15 marzo, quello che succede è che gli inglesi mantengono le loro posizioni, mentre i nostri ricevono pochissimi rinforzi. A questo punto, Carnimeo chiede aiuto al resto, al viceré. Il viceré promette degli aiuti, come la decima brigata di granatieri Savoia, che però non riuscirà a raggiungere la battaglia se non quando è già finita, e quindi si troverà direttamente a ritirarsi. Non arriveranno mai sul luogo della battaglia, insieme all'unità gemella, che praticamente è l'undicesima, che fa parte della 65esima. Tra il 20 e il 25 marzo, quello che succede è c'è una pausa. Entrambi gli schieramenti sono esausti, anche gli inglesi, soprattutto dalla parte dal punto di vista degli indiani, hanno avuto delle perdite spaventose. E quindi, in questo momento di pausa, quello che avviene è che praticamente gli inglesi cominciano con la propaganda. Cominceranno a mandare tutta una serie di volantini sulle nostre truppe, in parte dirette agli italiani, facendo appello al fatto che avevamo combattuto la prima guerra mondiale insieme. E soprattutto sul fatto che ci raccontano in una brochure praticamente di 7 pagine quello che è avvenuto sul fronte della Cirenaica, perché i nostri non lo sapevano, ovvero il fatto che Graziani aveva perso nello stesso momento e quindi loro contavano che dall'altra parte una pressione di Graziani avrebbe costretto gli inglesi a ritirare le loro truppe ovviamente da questo fronte. E poi mandavano dei volantini diretti agli etiopi, che sono abbastanza interessanti, perché erano direttamente scritti da Haile Selassie, mandati in 80.000 copie, e servivano praticamente a far disertare gli etiopi che combattevano dalla parte degli italiani. Notare che mentre le truppe ascare, somale ed eritree rimasero fedeli agli italiani, quelle etiopi invece cominciarono ad abbandonare in massa. In questi giorni si registrano circa 1.500 ascari di una sola brigata.
che praticamente abbandonano il fronte e si uniscono agli inglesi, entrano praticamente a far parte della resistenza. Questi sono il battaglione alpini Work Amba, in una famosa immagine, diciamo, cartolina che ricorda il loro sacrificio. Questo è tratto da un vecchio documentario dell'Istituto Luce. Si vede proprio: italiani, state perdendo. Albania, in Abissinia, in Africa del, avete perso in Africa del Nord. Perché continuate la lotta? Sapete come combattono. Poi parlano di Tobruk, Sidi al-Barrani, insomma cercavano di convincere i nostri. Qui dice: ponderate bene le nostre parole, ci rivolgiamo a voi per motivi di umanità. Nessun italiano disertò, questa è una cosa abbastanza particolare. Raccontiamo un pochino i personaggi di questa battaglia, perché questo è il volantino di Haile Selassie. Lorenzin morirà praticamente alla testa delle sue truppe colpito da una scheggia di granata. Alcuni anziani etiopi avevano, siccome era molto famoso come comandante, dissero che quando Lorenzin, il comandante della barba, sarebbe morto, gli italiani avrebbero perso la guerra. E così praticamente è stato. Quindi questa previsione, diciamo, degli anziani si rivelò veritiera. Lorenzin ha ricevuto ovviamente la medaglia al valore militare postuma. L'altro generale che si è comportato assolutamente bene è stato Carnimeo, perché si trovò praticamente due volte a gestire una piazza di comando senza praticamente preparazione né fondi né rifornimenti né nulla. Quando il viceré chiese aiuto a Roma, dicendo che gli inglesi avevano praticamente il dominio dell'area, tutto quello che Roma mandò fu un SM-79, cioè un bombardiere SM-79 e 12 caccia CR-42. Dall'altra parte, praticamente gli inglesi a questo punto avevano più di 150 Hawker Hurricane e bombardieri vari, quindi il dominio dell'area era completamente da parte inglese. E loro mandavano anche i volantini per prenderci in giro sul fatto che la nostra aviazione non esisteva più. Questa parte della storia italiana intanto è raccontata pochissimo, eppure gli italiani, dopo una lunga ritirata da Keren fino praticamente ad Harrar, ottennero anche l'onore delle armi dalla parte degli inglesi. Pochissimi storici ne parlano bene, io leggevo sempre i libri di Basil Liddell Hart, se qualcuno lo conosce, non ha mai avuto parole particolarmente, diciamo, gentili per gli italiani, anzi tendeva quasi a non considerarle quando si parlava soprattutto del Nord Africa. Al contrario, Scott McKenzie invece ha un bel ricordo degli italiani e dice: sebbene la propaganda alleata si è sempre data da fare nel denigrare gli italiani, qui si era visto che quando gli italiani e anche i loro ascari si trovavano in una condizione di parità, perché ovviamente in pianura le nostre truppe appiedate non avevano nessuna speranza di combattere contro truppe meccanizzate con i Matilda, ma qui in una situazione dove era uomo contro uomo, gli italiani e i loro aschi si comportarono in maniera estremamente dignitosa e riuscirono ad infliggere delle perdite che molti dei veterani che lui aveva intervistato ancora oggi si ricordano, per smentire proprio questo racconto propagandistico del famoso ventre molle dell'asse. Perché è importante ricordare questa campagna? Intanto perché non lo fa quasi nessuno, e poi perché ci sono dei personaggi della storia italiana come Nasci ed altri che avevano previsto questo disastro, avevano avvertito addirittura il viceré che questo genere di strategia, cioè tentare di mantenere tutto invece di mantenere la parte fondamentale, perché l'Etiopia praticamente è fatta di pianure ma anche di altipiani, quindi se ti arrocchi negli altipiani riesci a difenderti, qualcuno ci aveva visto giusto. Nasci era tra quelli. E negli anni 50 ha scritto anche dei suoi memoriali, dove racconta proprio di come il viceré in realtà non ci capisse molto e avesse questa strategia molto divergente a livello di ordini. Aveva anche molto critica riguardo del sistema di gestione degli scacchieri italiani, dove ogni generale pensava al proprio bene,
non contribuiva, questo ricorda un pochino supermarino, super esercito, perché ovviamente ogni comandante che si trovava in situazione di inferiorità e numerica, se stava per perdere terreno, non andava ad aiutare gli altri, per un discorso in cui fin dall'inizio accettarono che era una guerra persa e quindi si cercava di limitare i danni personali più che i danni al paese. Ci sono anche dei casi abbastanza particolari di discussioni dove nel momento in cui gli inglesi praticamente cominciarono la loro offensiva, alcuni generali andarono dal viceré a dirgli: arrendiamoci, facciamo una pace separata. Al che il viceré praticamente gli disse: voi siete pazzo, voi siete pazzo e non sapete di cosa state parlando. Il generale rispose che praticamente lui sapeva che il re non voleva la guerra, ne aveva parlato con Badoglio, e quindi anche a rischio che il viceré venisse, diciamo, estromesso dalla casa reale, si poteva ottenere una pace separata e addirittura fare la guerra all'Italia fascista. Quello che è interessante è che di questa cosa che scrive Del Boca c'è un riscontro da parte di Churchill, perché Churchill a un certo punto dice nei suoi diari che abbiamo notizie della possibilità che l'intera Africa orientale italiana si arrenda ancor prima che la battaglia cominci, ed è un riferimento a questa storia. Questo generale venne rimosso e al suo posto venne messo De Simone. La cosa interessante è che lo stesso generale, dopo l'8 settembre, venne chiamato di nuovo da Badoglio e venne mandato in Cirenaica per tentare praticamente di creare una divisione italiana dai prigionieri che si trovavano in Cirenaica. Quindi, come vediamo, la guerra, gli italiani spesso se la fanno anche tra di loro, tra chi era fascista, tra chi era da parte del re, e ci sono stati anche questi tentativi. È vero che alcuni autori ci hanno marciato un po' come Romersa e Trizzino, diciamo, su queste cose, però in parte ci sono dei fondamenti di verità, di frizione della gestione militare e della gestione, diciamo, anche amministrativa dell'impero, che ha creato proprio queste crisi. Quindi noi possiamo immaginare come sia difficile condurre una campagna militare in cui si è assediati, non si ha possibilità di ricevere rifornimenti e dove i generali pensano addirittura ad arrendersi ancora prima che cominci. Lui si ritirò sull'Amba Alagi, chiamato poi l'eroe dell'Amba Alagi, per fare l'ultima resistenza, e poi ricevette l'onore militare, l'onore delle armi da parte degli inglesi. Il resto invece delle unità italiane, soprattutto per quanto riguardava il scacchiere est, cioè quello di Nashi, quello che si occupò dell'invasione della Somalia britannica, che voleva addirittura accorrere in aiuto di Kerin, mandò delle richieste al viceré addirittura di lasciar perdere completamente il suo fronte, perché si rendeva conto dell'inutilità di avere delle piazze forti a macchia di leopardo sparse per l'Etiopia, che non comunicavano fra di loro e che non si venivano in aiuto. Secondo il punto di vista di Nashi, avere delle unità dislocate in questa maniera era semplicemente aspettare di venire mangiate una alla volta. Nashi non ha mai detto cosa il duca di Savoia gli ha risposto, ha detto semplicemente che quello che mi rispose è incommentabile. Evidentemente si oppose alla richiesta di Nashi. Nashi e le ultime truppe, che poi vedremo nella prossima conferenza, della grande ritirata di quello che rimaneva dell'esercito italiano, si andrà praticamente a rinchiudere ad Harrar, e lì avrà praticamente l'ultima resistenza italiana disperatissima. Si parla di 6.000 uomini che avranno circa 2.000 perdite contro praticamente tutto l'esercito inglese che era rimasto. Questo per far vedere che quando gli italiani si trovano con le spalle al muro, vengono più sconfitti da fattori tecnici che non da fattori morali o di inettitudine militare, nonostante tutti i problemi che abbiamo descritto poc'anzi. E poi volevo raccontare una storia che credo pochi conoscono. Quando praticamente il viceré si rende conto che tutto è perduto, decide di imbastire un'operazione speciale con tre SM-73. Questi tre aerei dovevano caricare 36 tra uomini di equipaggio, piloti, ingegneri, personale, diciamo, di alto livello, insieme a un sacco di documenti. Questi tre SM-73 imbastiti alla meno peggio praticamente dovevano partire da Asmara e dovevano arrivare in Italia.
e ci riuscirono. Ed è una storia abbastanza interessante, perché riuscirono a partire, si fermano a Gibuti, che era comunque di Vichy, riescono a passare in quella che ora sono, cos'è, l'Arabia Saudita, praticamente sì, in Arabia Saudita. Lì gli inglesi notano la cosa e chiedono che gli italiani vengano imprigionati. Gli italiani rimangono fermi 2 giorni perché hanno un problema a un motore, si rompe un pistone. Allora gli italiani chiedono praticamente che venga dato loro un tornio, e con dei pezzi di un altro aereo trovato lì riescono praticamente a ricreare il pistone al tornio. Riescono a decollare di nuovo, questa volta riempiendo praticamente l'aereo di latte di carburante che durante il volo loro riempivano, avendo creato praticamente un sistema di feedback, diciamo a mano, proprio manuale di benzina dall'interno nei serbatoi, quindi continuamente durante il volo, praticamente un tank di benzina volante. Riescono ad andare verso la Cirenaica, ma uno degli aerei ha un problema e quindi devono atterrare nel deserto. Si fermano lì per 3-4 giorni, riescono a riparare di nuovo anche questo aereo, riescono finalmente ad arrivare in Cirenaica, dove gli aerei otterranno una settimana di revisioni e sistemazioni, e arriveranno a Roma. Questa è una missione che meriterebbe onestamente un libro, quantomeno un film. Fa capire l'ingegno italiano, a volte un po' di fortuna, un po' di astuzia, un po' di furbizia, ci rendono quei famosi aviatori che Balbo tanto andava parlando quando facevamo le volate transoceaniche. Quindi in questa guerra ci sono anche delle vicende molto particolari, quella di Rosa Danelli, quella di Amedeo Ghier, ma anche questa, che è comunque una storia interessante, l'ingegno italiano, no? Io dico sempre il bisogno accende l'arguzia. Queste storie di solito non sono narrate, forse perché io credo che l'Italia abbia un problema di gestione della propria storia, proprio dal punto di vista della critica. Io quando affrontai il discorso della guerra di Etiopia mi accorsi che praticamente nei libri di testo, almeno quelli che avevo io, scolastici, non c'era che un trafiletto al riguardo. Questo è un problema storico italiano, del non voler affrontare la propria storia, cosa che io ritengo andrebbe fatta, soprattutto vedendo quello che è successo in Spagna. Io lo racconto spesso, un caso particolare della Spagna è che i cimiteri di una parte e dell'altra della guerra civile non sono separati, sono insieme. Loro sono arrivati a patti con la loro storia. Sarebbe il caso che lo facessimo anche noi, perché sebbene fu una guerra ovviamente dal lato sbagliato, comunque le storie di questi uomini e queste imprese andrebbero raccontate e andrebbero onorate. Quello che fecero Lorenzin e gli altri comandanti italiani in quella situazione disperata a Keren, senza acqua, senza viveri e nell'impossibilità tecnica di poter combattere un avversario che sapevano essere superiore, avrebbero potuto benissimo arrendersi, e invece non lo fecero. Qualcuno morì sul campo, altri per fortuna, come Carnimè, hanno scritto le loro memorie, e io per fare praticamente questa ricostruzione mi sono basato sulle loro memorie, su quella di Nasi e soprattutto sui libri del grandissimo Del Boca. C'è un cimitero degli Alpini, tra l'altro, a Keren, ci sono dei cimiteri soprattutto di indiani, sempre a Keren. Sì, ci sono tantissimi cimiteri italiani. Sono curati. Tra l'altro questa è una cosa abbastanza interessante. Gli etiopi, nonostante quello che gli abbiamo fatto, non hanno mai dissacrato i cimiteri italiani, neanche quelli di epoca, diciamo, coloniale. Questa è una cosa che a me mi ha fatto sempre... Perché comunque gli etiopi, sebbene, non dico che ci odino per quello che gli abbiamo fatto, però hanno sempre ammirato... l'italiano come qualcosa a cui voler aspirare. Ancora oggi ci sono tantissime scuole dove si insegna l'italiano, dove comunque quella parte, diciamo, di colonialismo, ricordiamo, c'era l'apartheid, perché noi li gestivamo in apartheid, però vedevano all'Italia come un paese che loro avrebbero voluto imitare, liberi ovviamente da noi. Poi gli italiani, durante il periodo di gestione di Graziani, un periodo sciagurato, perché Graziani utilizzò praticamente le stesse tecniche che utilizzava in Cirenaica, praticamente stragi e assassini belli e buoni. Praticamente i fascisti andavano nella notte nei villaggi che si sapeva
erano ancora parte della resistenza, perché diciamolo, l'Italia non ha mai avuto il controllo dell'Etiopia, mai. Un buon 60% del paese rimase sempre fuori dal controllo italiano. Gli italiani controllavano le strade e i centri urbani principali, ma la resistenza, gli Arbignok, rimasero praticamente attivi, e paradossalmente il numero di perdite italiane da parte della resistenza etiope era superiore a quella della guerra di occupazione del 35-36. Gli inglesi ovviamente parteciparono con le unità che portarono Haile Selassie di nuovo in Etiopia. Lui faceva parte della Sudan Force. Montarono dei campi dove addestrarono gli etiopi, quindi chi scappava e andava in Sudan da parte etiopi, chiamato da Haile Selassie, veniva praticamente addestrato dagli inglesi e armato. Fu Haile Selassie che arrivò poi alla capitale a liberarla con l'aiuto inglese. Per quanto riguarda il gas, sì, era assolutamente premeditato e fu utilizzato soprattutto per trarre d'impaccio gli italiani da delle situazioni problematiche, combattere gli etiopi, sebbene inferiori dal punto di vista tecnico e militare. Quel tipo di guerriglia era abbastanza scomodo anche per i nostri uomini, quindi i gas furono un modo molto veloce e risolutorio, e vennero utilizzati anche dopo la campagna di Etiopia per stanare praticamente la resistenza etiope, che aveva la tendenza a nascondersi in delle grotte o degli anfratti. Gli italiani utilizzarono anche in questi casi. Il comportamento di Graziani fu deleterio anche per quello che avvenne dopo, perché la sua gestione dell'Etiopia praticamente alienò il supporto degli etiopi verso gli italiani, per questo che poi tendevano ad abbandonare l'esercito, proprio per questi danni che la gestione di Graziani fece. Il duca di Savoia tentò, diciamo, cambiare quest'ottica integrando di più l'amministrazione etiope con quella italiana, ma arrivò, diciamo, tardivamente a tentare di mettere una pezza alle politiche, diciamo, da macellaio di Graziani. Questa cosa ci danneggiò tantissimo, per come abbiamo visto, per l'altissimo livello di diserzione che avveniva all'interno dell'esercito. Non per gli eritrei e nemmeno per i somali, perché avendo subito un'occupazione italiana per molto più tempo, erano molto più leali e devoti, diciamo, alla causa italiana. Fonti italiane, a parte scrittori come Del Boca, come Rochat, che raccontano ovviamente delle campagne italiane, una delle più informate che ho trovato io era quella di un colonnello americano, che era un attaché, che seguiva, diciamo, la nostra campagna, che ha scritto il libro Roman Eagles Over Ethiopia, che dal punto di vista tattico, cioè della ricostruzione dei movimenti italiani, è il libro migliore in assoluto, che è difficilissimo da trovare. Io l'ho dovuto comprare praticamente dall'eBay americano e me lo sono fatto arrivare. Lo puoi trovare a $30, una cosa del genere, perché non lo stampano nemmeno più. Io mi ero segnato un altro paio di cose abbastanza interessanti. Uno ovviamente è il battaglione alpini Wokamba, che presero praticamente il nome, le aquile che rapirono l'oro dalla montagna, che è un nome abbastanza particolare, è diventato poi il loro motto, proprio per il fatto che si trovarono a prendere questa amba. L'amba, dal punto di vista etiope, sono praticamente questi altipiani con queste montagne abbastanza particolari, un paese diviso praticamente tra altipiani e pianure, di un'estensione enorme. Quindi ci sono delle storie particolari che girano intorno a questa guerra, e io però volevo leggervi una cosa, prima ve la leggerò in inglese perché è quello che scrisse Colton Mackenzie, poi ve la dico in italiano se qualcuno però. Their gallant defense earned from the battlefield respect of the British enemies. Lui dice che the ridiculous portrait of Italian troops by Allied propagandists and how the Battle of Cairn proved them false, said, except for the German parachute division in Italy and the Japanese in Burma, no enemy with whom the British and Indian troops were matched but a finer fight than those Savoia battalions at Cairn. Praticamente dice che nonostante la propaganda alleata, a parte i paracadutisti tedeschi e i giapponesi a Burma, nessun nemico che gli inglesi e gli indiani
si sono trovati contro, ha fatto una difesa migliore di quello dei battaglioni Savoia a Keren. Quindi qualche inglese che ci dà un po' di recognition c'è, diciamo. Questo va molto contro la narrativa generale, soprattutto anglosassone. Sta cambiando, perché comunque ultimamente ho notato un po' di differenza. Io sono stato invitato su World War II TV, un canale storico anglosassone, proprio che invitano storici di vari paesi, finlandesi, italiani, eccetera, per dire la storia dal punto di vista degli storici di quel paese, per dire qual è la parte che noi anglosassoni ancora non recepiamo di questa storia qui. Tornando sul discorso di un'altra storia abbastanza interessante, a lato, era dove era la nostra flotta in tutta questa storia? Noi avevamo 7 caccia e 6 sommergibili, 3 diciamo oceanici e 3 da costa. Quello che successe è che praticamente preventivando di dover operare nel Mar Rosso, quindi un mare estremamente caldo, furono dotati di un sistema di condizionamento. Il problema è che il gas che venne utilizzato, che praticamente era cloruro di metilene, risultò tossico e quindi non poteva essere utilizzato. In alcuni casi mandò praticamente gli uomini a bordo, qualcuno morì, qualcuno venne intossicato. Questo per far capire come i nostri dovevano operare anche per quanto riguardava la marina. Fecero pochissimo, uno venne praticamente distrutto dagli inglesi, uno ebbe questo problema con il cloruro di metilene, quelli sotto costa praticamente poi tentarono di spargersi, uno se non sbaglio fece il famoso giro del Nord Africa per arrivare fino in Giappone, consegnarsi poi ai giapponesi, mentre le unità di caccia, non avendo un supporto aereo, non riuscivano bene a intercettare, diciamo, il traffico inglese, soprattutto di rifornimenti. Tentarono di fare addirittura una sortita verso Suez e un nostro caccia praticamente andò a sbattere contro una roccia. La resistenza, soprattutto organizzata da comandante Diavolo, continuò per un paio di anni, soprattutto con le truppe austriache che gli erano rimaste fedeli. Poi a un certo punto era rimasto praticamente isolato. Lì si nascose, diciamo, perché conosceva l'arabo, proprio per arabo. Tra l'altro venne anche catturato dagli inglesi, ma riuscì comunque a passarla liscia e lì poi praticamente lui attraversò l'Etiopia, se non sbaglio in Sudan, e poi finì praticamente per fare da consulente per alcuni, diciamo, sultani. Quindi ha avuto una storia assolutamente travagliata, ha conosciuto anche una donna del posto con cui ha avuto una storia. La parte dopo sarà molto più incentrata sull'ultima difesa, che sono, se Keren è stata una difesa molto molto eroica, ricca diciamo anche di personaggi, quella dopo lo è ancora di più, perché lì siamo allo stremo, lì sono proprio le ultime forze italiane che non hanno nessun motivo oggettivo di continuare a combattere una lotta così impari, invece salteranno fuori dei personaggi, famosi carabinieri ad esempio, che combatteranno alla fine avendo un 70% di perdite, una cosa completamente fuori nel senso, si troveranno a combattere praticamente ad Harrah tra le case contro i carri armati, letteralmente con le bombe a mano e cose del genere. Questo è molto interessante perché raccontare questa storia va molto contro la narrativa dell'italiano pavido, l'italiano incapace nella seconda guerra mondiale. Quindi erano degli italiani che avevano tutte le ragioni di non combattere più e che invece continuano a farlo per spirito di abnegazione. Non aveva assolutamente senso continuare questa lotta. Anche a riprova che quando ci sono dei comandanti validi, gli italiani sono dei validi soldati. Quando ci sono dei comandanti pessimi, tipo in Grecia, beh, anche i soldati più di tanto non possono esprimere. Quindi la campagna, diciamo, in Africa orientale è stata più una questione materiale, cioè la mancanza di mezzi adeguati per fare la guerra. I comandanti, probabilmente, a differenza del resto dell'esercito, messe escluso, l'Africa orientale italiana si è trovata almeno ad avere 3 tra i migliori, generali della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda gli italiani. Lorenzin, Nasi e Cardimeo, assolutamente.
e dall'altra parte ci fu praticamente solo Messi. Scarterei i vari Graziano, Roatta e compagni. Tutto qui.